Sono giorni che sto soffrendo e mi è stata diagnosticata anche la polmonite. Lui ha una forza incredibile, ti prende dappertutto, ti sfinisce e non ti fa vedere la luce in fondo al tunnel. Comanda lui e penso che solo qualcuno da lassù possa sconfiggerlo e cacciarlo via. Sono le parole di Giovanni Battistelli, impiegato di 42 anni e volontario della Protezione Civile, colpito dal coronavirus. Ora si trova a casa in isolamento con la sua famiglia ed è seguito costantemente dal medico di base Mario Ordonselli. Ha deciso di pubblicare anche un post sul suo profilo Facebook per cercare di sensibilizzare in particolare quelle persone che non credono al virus. Se l'è vista brutta. Giusto, io ho avuto paura di questo virus, mi ha spaventato molto perché questo virus è un nemico invisibile. Mi è arrivato tutto in un botto e oggi sono 17 giorni che sono qui a casa. Prima con dolori forti addominali, sia alle ossa che alla pancia, e poi a un certo punto è arrivata la diminuzione della saturimetria del livello di ossigeno. E lì mi ha mandato fuori di testa. Questo virus esiste, io mi auguro che i cittadini, le persone, i miei conoscenti non ne vengano a contatto. È riuscito a capire dove è stato contagiato? Ma sicuramente in famiglia, nella nostra famiglia siamo tutti tre positivi, quindi oggi è difficile dire da dove è venuto questo contagio oppure no, sicuramente dagli ambienti di lavoro. I miei familiari stanno abbastanza bene, sia mia moglie che la piccola. Quello che sono messo peggio sono io. È una lotta continua. Lei è anche responsabile della protezione civile di Colli al Metauro, quindi capisce anche dell'importanza, no, del volontariato di tutte quelle persone che sono scese in campo per aiutare gli altri. Eh sì, è questo il mio dubbio. Io sono quasi un anno, dall'8 marzo dell'anno scorso, che siamo scesi in campo insieme ai miei colleghi volontari a dare una mano per combattere questo nemico atroce, perché è atroce. Credevo di uscirne prima, ha proseguito Giovanni, e la mia speranza, ha detto, è che il piano vaccini vada spedito e che vengano aumentati i punti di vaccinazione sul territorio. Vaccinarsi, vaccinarsi, vaccinarsi. Per prevenire questo virus. Bisogna comportarsi nel modo migliore per prevenire questi contagi che ultimamente sono soprattutto anche nei ragazzi, nei giovani. In ospedale a Pesaro ho visto tanti giovani messi peggio di me e quindi l'invito ancora è alla prudenza. Ora però continua a combattere la sua battaglia. Io ce la sto mettendo tutta, ma è dura ed è atroce, è dura. Speriamo di uscirne il prima possibile e di fare i miei migliori auguri a tutte le persone che in questo periodo stanno male.